Io sono onorata di intervistare il mio mentore, che è Salvatore Giacalone, una penna importantissima e riconosciutissima del territorio mazzarese, tanti anni di carriera tra giornalismo e non solo. Certo, siamo stati insieme tra l'altro colleghi in qualche annetto, qualche anno fa, e ora insomma ricevo questo premio che per me insomma è una sorpresa, è un riconoscimento del lavoro che ho fatto in tutti questi anni e che continuo a fare. Esatto, perché Salvatore questa sera è stato insignito del premio La Dimensione del Tempo 2022 proprio per la sua carriera giornalistica. Sì, è un, insomma ci sono stati degli amici che hanno valutato la mia persona e quindi mi hanno dato questo premio che insomma che premia, diciamo così, il lavoro fatto in tutti questi anni, che sono tantissimi, insomma parliamo di 50 anni, 52 anni fa, quando ho iniziato a scrivere, quando poi ho scritto anche per, no, oltre per quotidiani, anche per settimanali, poi televisioni, radio. Esatto, il giornale di Sicilia. Sì, certo, insomma, Gazzetta dello Sport. Quando non ci siamo fatti mancare niente. No, niente, assolutamente. Grazie Salvatore. Grazie a te. Ti voglio bene. Grazie. Grazie. Il secondo premio va ad un collega, ad un giornalista, e anche in questo caso ci vuole il vostro applauso. Premio La Dimensione del Tempo a Salvatore Giacalone. Che devo dire, vedo e adesso saluto con grande affetto. Vieni, vieni Salvatore, eccolo qua. Applauso per te. Io poc'anzi ho detto faccio una telecronaca, faccio una cronaca. Quante cronache, quanti articoli, quante storie. Da 50 anni. Microfono per favore per Salvatore. Vi chiedo ragazzi ecco sì, di essere pronti. Prego. Sì, da 50 anni, da oltre 50 anni. E quindi diciamo... D'altro canto l'età si vede. Va bene, l'età si vede, ma diciamo che tu hai raccontato tante cose belle, no? Certo, tanti certo. Avvenimenti. Cose belle, cose brutte, insomma, il cronista, d'altro canto, deve essere sempre lì, pronto, insomma, a fare quello che è il suo dovere. Certo, è stata una storia molto lunga, da 50 anni sono con il giornale di Sicilia, esatto. Per esempio, insomma, quindi, ora io non posso fare altro che ringraziare intanto l'organizzazione, in particolare Ciccio Foggia e Gerry Bianco che mi hanno invitato a questa manifestazione, a questo premio, questa riconoscenza, diciamo. Beh, diciamo che è un riconoscimento a più di 50 anni di carriera, centinaia e centinaia di articoli e di racconti. Certo, e poi ho la mia grande passione che è stata anche quella del teatro per 30 anni, insomma, anche lì abbiamo fondato con qualche amico il Teatro 2, parliamo di pure di 40 anni fa, perché eravamo in due, quindi Teatro 2. E abbiamo insomma girato un po' la provincia, un po' la Sicilia, insomma come si fa, come facevano le vecchie filodrammatiche. Insomma. Bene, quindi diciamo teatro, giornalismo, certo, cronaca, sono, certo. E hai parlato di questa nostra terra meravigliosa. Salvatore, certo. Grazie, tu hai citato il Giornale di Sicilia, che è una famiglia che adesso mi appartiene, perché certo, ne faccio certo. Parte anche attraverso la televisione che è TGS. Il premio ti viene consegnato proprio dall'architetto Gerry Bianco, che chiamo qui sul palco, insieme col presidente della Fondazione San Vito, Vito Puccio. Eccolo qui che arriva, buonasera Gerry. Grazie, grazie. Arriva un microfono anche per Gerry Bianco, puoi usare anche questo Gerry e ti prego di leggere la motivazione. Buonasera. Prego. Buonasera a tutti, sono felice di dare questo premio a Salvatore per la sua serietà, impegno e devozione al suo lavoro. Fare il lavoro bene non è facile. Salvatore è stata una persona che negli anni, non è che poi alla fine perché si diventa grandi, un po' più grandi rispetto a me o più grandi rispetto agli altri si dà il premio, perché lo merita tutto. Giornalista, reporter e successivamente direttore dell'emittente televisiva Tele 8, Salvatore Giacalone, può essere considerato il pioniere dell'informazione locale, moderatore durante le elezioni amministrative, che hanno visto alternarsi diverse sindacature a partire dagli anni 90, quando l'emittente radio-televisiva vedeva la sua luce. Ha raccontato i fatti della nostra città con chiarezza espressiva,
obiettività e nitidezza di contenuti, senza schieramenti, ma rimanendo imparziale, equo e corretto. Corrispondente del Giornale di Sicilia, vettore di innovazione culturale, ama spingersi nel vasto mare dell'informazione senza mai denigrare o giudicare. Ha dimostrato nel suo campo di pertinenza la testata giornalistica, amore e dedizione per il lavoro, per la notizia, il reportage locale e le recensioni. Noto e apprezzato nella città di Mazara del Vallo, anche come scrittore e attore teatrale. Gli viene conferito il premio La Dimensione del Tempo 2022 per il servizio reso e la personalità poliedrica. Grazie Salvatore. Bene, grazie, grazie Gerry. Il premio ecco al presidente della Fondazione San Vito. Grazie. E insomma, questo è un altro momento bello. Salvatore Giacalone, direttore, ex direttore di Tele 8, ex corrispondente del Giornale di Sicilia, ma poi sempre e comunque giornalista, si rimane giornalisti per tutta la vita, Salvatore. Le cariche decadono, si va anche in pensione, come è giusto che sia, ma si resta narratori, giornalisti, cronisti. Ci sono le radici. Esatto. Digiuna, estranea, perduta, sola sola, senza un soldo, una ragazza sedicenne, ritta, impietrita, a Place de la Concorde, a mezzogiorno del 15 di agosto.